Superata con successo la fase a gironi, l'Italia approda alle semifinali della Confederations Cup 2013, dove giovedì 27 giugno troverà come avversaria la Spagna. Quella contro le Furie Rosse è una delle rivalità classiche nella storia della nazionale. Sono infatti 31 le sfide andate in scena finora, con un bilancio quasi in perfetto equilibrio. I 13 confronti si giocano prima della guerra. La Spagna si aggiudica il primo in assoluto alle Olimpiadi del 1920 e due amichevoli, mentre sono 5 i successi azzurri, tra i quali quelli ai quarti di finale dei Giochi Olimpici del 1928 e del Mondiale del 1934. Il primo match del dopoguerra va in scena a Madrid, una gara storica sia perché segna l'unico successo azzurro in terra iberica, sia perché è l'ultima partita in nazionale di capitan Valentino Mazzola. Tra il 1959 ed il 1960 si giocano due amichevoli. La Spagna può contare sulla classe di Di Stefano, ma l'Italia riesce a strappare un pari a Roma prima di cadere a Barcellona. In entrambi i match la firma azzurra è quella di Francisco Ramón Loiacono. 10 anni dopo si ripete la stessa situazione ma a campi invertiti, pari al Bernabeu nel 1970 e vittoria delle Furie Rosse l'anno seguente a Cagliari. Un amichevole a Madrid apre il 1978 degli azzurri, che iniziano l'anno con una sconfitta di Marco Tardelli, gol della bandiera dopo le due reti spagnole. A dicembre tuttavia va in scena la rivincita a Roma, dove è Paolo Rossi a riscattare la formazione di Berzot. Italia e Spagna si ritrovano quindi sorteggiate nello stesso girone agli europei sia del 1980 sia del 1988. La prima sfida termina senza reti, la seconda è decisa da Gianluca Vialli. Nel 1994 le Furie Rosse sono poi sulla strada degli azzurri nei quarti di finale del Mondiale statunitense e a spuntarla è l'Italia grazie alle reti dei due Baggio. Tra il 1998 ed il 2008 si giocano 4 amichevoli. Sono 2 i pareggi in terra italiana, tra cui quello del 2004 che passa alla storia per l'ultima presenza azzurra di Roberto Baggio e 2 vittorie casalinghe per la Spagna. Nello stesso 2008 la lotteria dei rigori sorride alle Furie Rosse ai quarti di finale degli europei. 3 anni dopo, nell'amichevole di Bari, arriva l'ultimo successo azzurro, targato Montolivo ed Aquilani. Poi l'europeo del 2012 fa registrare un pari nella fase a gironi ed il pesante 4-0 in favore della Spagna nella finalissima di Kiev. Il bilancio delle 31 sfide finora disputate è quindi di 10 vittorie dell'Italia, 12 pareggi e 9 successi spagnoli. Appuntamento a Fortaleza per il prossimo confronto. Gli azzurri partono sicuramente sfavoriti, ma la nazionale è sempre capace di far sognare.